Ciao amici, benvenuti nel canale. Oggi una nuova rubrica, i consigli di Laura. I consigli di Laura perché? Perché darò dei consigli pratici dove si può risolvere delle piccole situazioni in modo veloce e in modo pratico. Quindi, se vi piacerà questo tipo di rubrica, lo scrivete nei commenti qua sotto. Se avete delle cose da chiedere o da poter risolvere, me le chiedete e io vi farò un video, ve le farò vedere. Intanto vi voglio ricordare di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, attivare la campanella notifiche così non perderete i prossimi video, mettere un like se vi piace. Però cominciamo con la rubrica di oggi. Non voglio darvi un consiglio, non voglio darvi due consigli, ma bensì tre consigli. Ma prima sigla e andiamo a vedere di cosa si tratta. Plastica, quelle che avete in giro per casa, che le fate su, le mettete nel sacchetto. Ma c'è un modo per piegarle, un modo pratico, veloce, vi occupa pochissimo spazio, le avete sempre in ordine e le trovate subito. Andiamo a vedere. Qui abbiamo la nostra borsettina di plastica, quindi va piegata a metà, ancora a metà, ancora a metà, finché arriviamo a questa dimensione e poi la si piega triangolo, triangolo, triangolo in questo modo fino alla fine. Arrivata dalla parte dei manici, si infila là sotto e voilà! Ecco fatto! Secondo consiglio. Quanti di voi sanno fare il nodo alla cravatta? Quanti? Ma anche noi donnine. Quanti? Il marito deve uscire, la cravatta, ma mi fa il nodo. Quanti lo sanno fare? Come si fa? Andiamo a vedere. Dobbiamo fare il nodo alla cravatta. Quindi la parte più corta, più stretta, va più lunga rispetto a questo. Più o meno così. Un po' meno, ecco. La parte sopra si fa un giro, mi metto di profilo così lo vedete. Un giro sopra, ancora un giro sopra e siamo qua. Questo pezzo lo passate dentro il cappio, ripassate il pezzo qui dentro. Così e tiro e voilà. E voi il nodo lo fate così e poi ve la sistemate. Logico, se quella poi più sotto è troppo lunga, la rifate e lo sistemate un po' meglio come pensate. Ecco qua. State cucinando. E quindi una scottatura. Come facciamo a far passare il bruciore velocemente? Andiamo a vedere. Vi è mai successo di scottarvi con una pentola, con il faro da stiro o con il forno? È una scottatura veramente, veramente fastidiosa, oltretutto anche dolorosa. Ma c'è una soluzione. Basta usare del ghiaccio e dell'aceto. Basta strofinare il ghiaccio sulla bruciatura, sulla scottatura e poi mettere qualche goccia di aceto e vedrete che il dolore e il bruciore passerà immediatamente.
Grazie per aver guardato il video, ciao e alla prossima rubrica, ciao ciao!